Dal Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro, e non sappiamo dove lo hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Sorelle e fratelli carissimi, tantissimi auguri per una santa Pasqua di vera risurrezione. La buona novella di questo giorno della risurrezione vi raggiunge dalla cappella dell'Antonianum, la struttura dove sono gli anziani a cura dei frati francescani. E abbiamo scelto questa cappella proprio perché in essa c'è il quadro che vedete alle mie spalle, che raffigura Gesù risorto e la Maddalena. La Maddalena che è uno dei protagonisti del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, insieme con Pietro e il discepolo che Gesù amava. Discepolo che la tradizione ha identificato in Giovanni, figlio di Zebedeo, ma che noi possiamo lasciare così come il Vangelo ce lo presenta, senza nome, perché egli, il discepolo che Gesù amava, è il volto del discepolo autentico, è ciò che io e ciascuno di voi, la Chiesa intera come comunità, deve tendere a diventare discepoli autentici di Gesù morto e risorto per la nostra salvezza. Ma chi è Gesù per noi? Chi è Gesù per tutta la Chiesa? Chi è Gesù per l'umanità intera? Gesù per tanta gente è un illustre filosofo, un grande pensatore. Gesù per tante persone è un pacifista ante litteram. Gesù per altri, per molti, è un rivoluzionario. Gesù per tantissimi è colui che ci ha portato il messaggio più bello mai ascoltato nel corso della storia, il messaggio il cui cuore è l'amore. Amatevi come io vi ho amati. Ma tutte queste considerazioni intorno a Gesù possono essere fatte sia che lui viva dopo essere risorto per sempre, sia se lui è custodito nel sepolcro come tutti i nostri cari che ci hanno preceduto, come tutti gli uomini e le donne che sono morti fino ad oggi, come noi stessi quando un giorno moriremo. Non cambia nulla a proposito della filosofia, a proposito della pace, a proposito della rivoluzione e anche del comandamento dell'amore che Gesù sia vivo o morto, ma cambia tutto a proposito della nostra fede. La risurrezione è il cuore della nostra fede e San Paolo ci dice: se Cristo non fosse risorto, vana, inutile sarebbe la vostra fede. Allora come ci poniamo di fronte al Signore? I tre personaggi che il Vangelo ci presenta oggi, senza aggiunta di angeli o di altre cose straordinarie, sono la rappresentanza della Chiesa intera, fatta di uomini e fatta di donne,
fatta di persone che corrono incontro a Gesù, fatta di persone che arrivano prima e arrivano dopo, ma che si rispettano, si vogliono bene, che formano un gruppo, che si aspettano per fare insieme l'esperienza del risorto. Infatti l'esperienza di Cristo non può mai essere un'esperienza solo individuale, essa deve essere vissuta anche a livello comunitario, intorno alla mensa della parola, intorno alla mensa dell'Eucarestia e camminando insieme come popolo santo di Dio. Il primo protagonista è Maria Maddalena, una donna che conosciamo bene perché di lei si parla molte volte nelle pagine del Vangelo. La prima volta nel capitolo 8 di Luca, quando il suo nome viene esplicitamente fatto insieme con un altro paio di nomi di altre donne e a un gruppo di donne che non viene meglio identificato. Queste donne seguivano il Signore, ci dice l'Evangelista Luca, e lo aiutavano con i loro beni. Di Maria Maddalena ci viene detto che Gesù aveva fatto uscire da lei 7 demoni che nulla avevano a che fare con una vita dissoluta nel modo in cui noi intendiamo questa parola, ma che avevano a che fare con una vita frantumata, con una vita che non aveva trovato la giusta direzione, con una vita che non era composta in unità intorno a valori fondamentali. Maria Maddalena incontra Gesù e da lui viene folgorata. Maria Maddalena incontra Gesù e non si stacca più da lui. Il suo innamoramento, che non ha nulla di erotico, la porta a stare sempre insieme con Gesù, fin sotto la croce, nel momento della passione e della morte, fin davanti al sepolcro, luogo della sepoltura. È attraverso questa immagine biblica tratta dal Cantico dei Cantici, quella dell'innamorata che va in cerca del suo diletto, che l'Evangelista Giovanni ci presenta la figura di Maria Maddalena. Del resto, nel suo Vangelo, fin dalle prime pagine, Gesù ci viene presentato come lo sposo, colui che è venuto a liberare la sua sposa, la Chiesa, l'umanità, ogni singola creatura dai lacci del male, dell'odio, dell'egoismo. Maria Maddalena e Gesù sono lo sposo e la sposa che si cercano e si trovano. Infatti, la sua presenza davanti al sepolcro avrà un seguito rispetto al Vangelo che abbiamo ascoltato. Ella tornerà lì davanti e lì davanti farà esperienza dell'incontro con Gesù. Farà un'esperienza di un incontro nuovo che rinnoverà in modo definitivo la sua vita. A lei verrà detto, come vedete dal quadro, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» E finalmente lei potrà abbracciare il suo Signore e di questo Signore risorto potrà diventare la prima annunciatrice. Lei sarà chiamata da quel momento in poi l'apostola degli apostoli. Ancor prima di Pietro, ancor prima del discepolo amato, è Maria Maddalena a riconoscere Gesù il Signore e ad annunciarlo a tutti. Ho visto il Signore, mi sono incontrata nuovamente con Lui. Come sarebbe bello se per me, per ciascuno di voi, fratelli e sorelle, si potrebbe dire come per la Maddalena, è innamorato, è innamorata di Cristo. Si vede che sei innamorato, che sei innamorata di Gesù. Infatti, tante volte per Gesù noi abbiamo delle veloci infatuazioni. Partecipiamo a un pellegrinaggio, viviamo una bella esperienza e sembra che il nostro cuore sia tutto di Gesù. Sembra che la decisione di seguirlo possa essere presa per tutta la durata della nostra vita.
ma poi, come tutte le infatuazioni, anche questi sentimenti che proviamo nel cuore svaniscono presto, proprio come diceva il profeta Osea a proposito della nebbiolina del mattino o della rugiada che si poteva vedere sull'erba e sui fiori, ai primi raggi del sole, ai primi raggi del giorno, immediatamente evaporano, svaniscono. Oppure di Gesù potremmo essere degli ammiratori, ma Maria Maddalena non era né infatuata né semplicemente un'ammiratrice di Gesù risorto, era una innamorata. La sua vita era cambiata dall'incontro con Gesù e lei ci insegna che anche la nostra vita può cambiare se incontriamo realmente Gesù. E poi gli altri due protagonisti, Pietro e il discepolo che Gesù amava. Pietro lo conosciamo bene, di lui il Vangelo ci parla spessissimo, è lui alla fine che spesso e volentieri prende la parola a nome del gruppo, è a lui che Gesù affida la guida della Chiesa. Pietro ha un carattere volitivo, ha un carattere forte, è anche testardo, come dice il soprannome, Pietro appunto, che Gesù aveva aggiunto al suo nome, Simone, ma aveva un cuore grande, amava Gesù più di se stesso. Per Gesù, come tante volte ha detto, anche se poi inizialmente non è stato capace di fare, si sarebbe gettato nel fuoco, avrebbe dato la sua vita. Quando Pietro e il discepolo che Gesù amava ricevono da Maria Maddalena l'annuncio che la pietra era rovesciata e il sepolcro era vuoto, immediatamente corrono verso il sepolcro. Iniziano a correre insieme, ma l'altro discepolo, un po' perché era più giovane, un po' perché era più innamorato di Pietro, probabilmente arriva prima al sepolcro. Si china per guardare all'interno il sepolcro, vede i teli che sono lì al loro posto. Non può essere quindi quello che aveva detto Maria Maddalena. Nessun ladro lascia le cose come le trova. Si crea disordine nei luoghi quando arriva un ladro. E vede che quei teli, come dice il verbo greco, erano sgonfi, si erano afflosciati, perché il corpo intorno al quale erano stati tesi non c'era più. C'erano i teli, c'erano i lacci che reggevano questi teli legati al corpo all'altezza del collo, della vita e delle caviglie, ma il corpo di Gesù non c'era più. Il discepolo amato non entra dentro il sepolcro, aspetta Pietro. Il rispetto per l'anzianità, il rispetto per l'autorità, ancor di più il voler fare insieme l'esperienza del risorto, che come vi accennavo è bello ed è giusto e opportuno fare insieme. Finalmente arriva anche Pietro. E lui entra dentro il sepolcro, oltre i teli afflosciati, vede anche il sudario, il velo che si metteva intorno alla testa dei defunti, in un luogo a parte, non afflosciato, ma come se avesse mantenuto la forma del capo del Signore. Definitivamente, quindi, escludono Pietro e il discepolo amato che Gesù potesse essere stato rubato. Doveva essere successo qualcosa di straordinario, qualcosa che gli occhi del corpo non riusciva a vedere, qualcosa che nemmeno il ragionamento umano della nostra testa riusciva a comprendere. Ma ci sono tante cose essenziali che gli occhi non vedono e la ragione non comprende. Giovanni, lui, colui che è stato identificato nel discepolo amato, ognuno di noi, se fa l'esperienza di essere il discepolo amato, comincia a credere, comincia a intuire quello che poteva essere successo. La morte, il sepolcro non avevano potuto inghiottire Gesù.
la pietra era stata rovesciata e Gesù era stato liberato dai legacci della morte e dalla sepoltura nella tomba. Gesù era il vivente e lo era per sempre. Io e voi siamo chiamati ad essere testimoni, come poi sarà prima Maria Maddalena e poi Pietro, Giovanni, insieme agli altri discepoli di Gesù risorto. Io e voi siamo chiamati ad essere testimoni dell'incontro vivo con Gesù che aveva lasciato la morte, il buio della morte, ed era entrato nella luce della vita. Che questa Pasqua sia per ciascuno di noi questa esperienza, incontrare il risorto e di lui diventare annunciatori e testimoni. Ancora auguri a tutti.